Forse si è pentito. Ci mancherebbe altro. Il Signore avrà pure pietà di noi. Speriamo che l'abbia anche di lui, povero figliolo. Così sviluppato e ancora così immaturo. Immaturo? Matto! La mia paura è che, esaltato com'è, affronti la vita a questo modo, fuggendo dalla finestra quando le porte sono aperte. Dovremo far riparare le sbarre. Soldi benedetti. Ma guardi, padre, ciò che aveva nascosto sotto il letto. Veda che cosa si ispira. La storia di Al Capone. Quando l'avete sequestrato? 20 giorni fa. Perché non me l'avete dato subito? Veramente, volevo controllare l'ultima puntata. Guardate, guardate! Se ne va davvero. Dio sia lodato. E dove andrà adesso? Beh, l'abbiamo tenuto tanto tempo. Troppo. Alla sua età non si è più orfani. Si è pensionati. Questa almeno troverà lavoro. Marisa! Augusto! Augusto, come stai? Ma come mai sei qui? T'hanno cacciato? No, sono scappato.
Perché? Ma davvero? Per me? Eh sì, e sei o non sei la mia ragazza? Sì, ma bisogna stare attenti, c'è zio. Beh, lascia che ci veda, tanto si deve abituare, no? Per piacere, qui al bar ci conoscono. Guarda che io a Carlo lo gonfio. No, no. Io entro e spacco tutto. Sta buono, aspettami qui. Ciao. Ciao, Marie. Andiamo al cinema stasera, Marie? Dai, dai, che ho fretta, su. Uffa, io non ho capito se è il cinema che non ti piace o se so io. Mi pare che c'hai sempre fretta, tu. Lo sai che mi sono messa a fare la cura dimagrante? Si vede. E che parte, sono 25. Oh, ma che te mangi te? Hai detto a Panza di Burro che io e te ci sposiamo? Che? Come? Non sai che quando Augusto decide una cosa è fatta? E zio? E dagli con lo zio. Ma tu mi vuoi bene o no? Sì, sì tanto. Anche se non te lo meriti. E allora basta, no? Risa. Sai cos'è questa? Cos'è? Una lettera di raccomandazione. Capirai, non ce l'ha nessuno al giorno d'oggi. Già, ma questa è dei frati. Capisci? Lavoro sicuro. E dove? Lascia fare da gusto. Suona? No! È sordo. Ah. Senti, che lavoro è? È un lavoro... un lavoro di testa. Di concetto, insomma. Beh, dipende dalle sfumature. Insomma, io cambierò la testa a tante di quella gente che mi farò un tale nome in poco tempo. Marisa, lo sai cosa farò io di te? Io di te farò una signora dei farioli. Suona! No! Non ci tengo. Mi contenterei che tu guadagnassi 50.000 lire al mese. E perché così poco? Io sono maggiorenne, ho finito le elementari, sono qualcuno io. Augusto, tu non sei nessuno. Ah, grazie. Perché Carlo chi è? Ma vuoi mettere? Carlo ha un bar, lavora sul suo. Già, e io? Perché io? Cosa credi che abbia fatto in tutti questi anni di collegio? Io? Avanti, su, dillo. Beh, hai studiato. Ah, io ho studiato? Ah, no. Ho pensato. Le conosco le tue idee, come quella volta durante le vacanze di Natale. Hai inventato la cioccolata sintetica e hai purgato quasi tutto il quartiere. Ragazzi, fate piano. Eccolo qua, il nostro Augustarello. Come mai da queste parti? Beh, ho finito gli studi e sono venuto qui. Ah sì? E come ti dobbiamo chiamare adesso? Avvocato, dottore, come? Come? Non c'è mica bisogno di prendere in giro, sai? Non sa un giorno chi sarò io. Lo so, qualcuno. Qualcuno. È vecchia la storia. Sono anni che cerchi di rovinarmi tutte le feste comandate, anni. Ti ricordi quando venivi in vacanza dalla buon'anima di tuo nonno a Pasqua e a Natale? Tutti lo sanno, tutti. Ogni vacanza tua era un infarto suo. Ma come non attacca, sai? Se non la pianti di girare intorno a mia nipote, io ti faccio fare la fine di Giovanna d'Arco. Capito? La fine di Giovanna d'Arco. Non c'è mica bisogno di strillare tanto, sa? Ad ogni modo si ricordi che Augusto ha un avvenire. E che se adesso lei ha il coltello un giorno, il manico in mano, ce l'avrò io! Uzzia, ma Matteo! Mi raccomando, come uno specchio. Vado a prendere un caffè. Se qualcuno viene, comincia a insaponare che torno subito. Sì, padre. Sì, signore. Buondì, signore. C'è Renato? No, ci sono io, me lo stesso. Vuole accomodarsi? No, è per il ragazzo. Ah, barba? Volevo dire capelli? Come li tagliamo? Corti, lunghi, alla spazzola, l'Umberta, alla Marlon Brando? Come vuole, basta che gli fa la testa da cristiano. Non lo vede, mi pare un selvaggio. Va bene. Ripasso fra mezz'ora. Stia tranquillo, signore. È la mia specialità. Andiamo, pargolo. Ehi, che fai? Dove vai? I capelli non me li voglio tagliare, ho detto! Tuo padre ti fa una testa da cristiano e io te la farò! No, tu non mi fai niente! Andiamo! Oh! 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 Guarda, i bambini vogliono queste cose, non le fanno! Ma va! Ehi! Ai! Oh! 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 Guarda che io sono il mondo! Io devo tagliarti i capelli e te li taglierò! No, tu non tagli niente! Siediti qua! Vieni, vai, vieni, vai, vieni, 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 Mamma, mamma, mamma! Allontami! Mi fai male! Oh! Mi fai male! Me lo prometti perché non ti ho detto, eh?
attento, eh? Te. Ragazzi, ma che succede? Lasciate passare. Disgraziato, ma che ti sei impazzito? Mi vuoi rovinare? È stato suo padre, mi ha detto di fargli a testa da cristiano. Ma che cristiano, imbecille! Vattene via! Via! Io ti ho fatto pure dormire in questa ruota! Ma guarda che in fondo è un bel lavoro! Ma che lavoro d'Egitto? Vattene via! Mia sciacca! Via, che mia sciacca! Via, via! Ad ogni modo, me l'aveva detto il padre, me l'aveva detto! Sì, signore! Oh, dove sta? Dove sta? Oh! Ma non volete via! Ma non ho fatto la valigia! Mi hanno rubato la valigia! Ma è successo? Ma non ho fatto la valigia! Ma che hai fatto a mio figlio? L'ho convertito! Figlio mio! Ciao! Marisa! Ho capito, ti ho raccontato l'affare dei capelli. Sta a vedere che colpa mia! Ai tempi di Napoleone portavano tutti il ciuffo, con la monarchia tutti all'Umberto, oggi come li vuoi tagliare? Ma che ne so io? Augusto, ma perché non mi lasci perdere? Sei la sola cosa che mi è rimasta al mondo, mi hanno fregato anche la valigia. E ora che fai? Emigro, vado in America. E sai chi porto con me? Te. Sì, e ci portiamo pure lo zio Cesare. No, non scherzo mica, sei. Intanto comincio subito con rapirti. Ah. E se strilli ti imbavaglio. Pure. Ti porto a Fiumicino, e lì? Facciamo il bagno. No, prendiamo una barca e andiamo a Napoli. A Napoli ci imbarchiamo come clandestini. E una volta arrivati in America io... Augusto, senti, ma perché non ti metti dei pesi in tasca? Ah, ma allora non è vero che mi vuoi bene. Eh sì, perché quando si vuol bene si ha fiducia, si spera insieme, si fa un progetto insieme. E tu invece non fai altro che frenarmi. E meno male che ti freno. Sono 4 anni che mi dici sempre le stesse cose. Ma che 4 anni? Sono a Natale, a Pasqua, quando uscivo per le vacanze. Ho capito, va? A te non va l'idea dell'America, eh? Ma non fa niente. Sai che faccio io? Tu devi fare una cosa sola. Non mi devi pensare più. È meglio che ti scordi di me, perché sennò soffro troppo. Ma allora tutto sto movimento per chi lo faccio io? Ma come io lo faccio per darti una posizione? Io lo faccio perché io voglio mandarti l'automobile a te. Tu devi andare in automobile, taxi? Da che parte va lei? Dove lei? Ah, peccato, noi andiamo dalla parte opposta. Ma va in galera, va. Per questo potete essere sicuro che una fraschetta a questo posto non ce la voglio davvero. Quando mi alzo io qui dovrà sedersi mia nuora, vero Clemente? Sì, cara. E la moglie di mio figlio dovrà essere seria e onesta, come sono stata sempre io. Parole sante. Ma per fare questo mestiere bisogna essere di casa, bisogna saperci fare. Gli affari propri bisogna saperseli guardare bene. Piuttosto voi, caro Sor Cesare, mi pare che gli affari vostri non ve li sapete guardare molto bene. Che affari? Allora questo ci rifà. Carlo, fermo, non ti compromettere, ci penso io. Fermo, Carletto, fallo per mamma tua. Tu vuoi fare sempre quello che ti pare. Che ti avevo detto? Zio, lascia stare, ti prego. A casa sua. Ci ho già parlato via. Io. Via. Non se la prendo con lei, faccia i conti con me che sono uomo. Domani. No, ora, qui i conti, qui. Te l'avevo detto io, sì. Te l'avevo promesso. Ma scusi, ragioniamo, uno ha un progetto. Non puoi. Ma io voglio sposarla. E non puoi. Ma perché? Perché t'ammazzo. Oh, così. Cosa fa? Così. Cosa fa adesso? Mi parla tutto benzina. Oh. Ma che fa? Un falò! Un fuoco, no! Lo brucio vivo, questa carognetta! Ma è matto! Vai, vai! Cesare ti fa la grazia! Mamma! Hai visto? A momenti te lo faceva arrosto. Bene, ciao, ci vediamo. Ciao, Pegorì. Io gli ho detto a mia madre, sai, ma quella sera me lo faccio. Capisco con lei, io stasera provo a domandarglielo un'altra volta. Mamma mia, quanto è brutto! Ammattelo! Perché non m'hai visto mai in costume? Dai, dai, Pegorì, corri, vieni a vedere che dito d'oro. Dai, bella di papà, così. Dan 300.000. Su, lavora, dai. Non hanno un buca, eh? Dai, picchia ancora, su. Ecco così, 500.000. Ah, oh, è da un'ora che gioca con 50 lire. E non mi è stato addosso. Leggero, il tavolo deve essere lì. Accesso, si accesso. Questo sì che si chiama flippare. Su, bello, va via così. Su, su. Fermi tutti, se no vi brucio. Ma questo chi è? Giù le zampe, non serve. Via, passate di là. Via. Andiamo. Andiamo.
Muovetevi! Seduti! Voi due distanziati! Ma che vuoi? Tu levati questo e sta zitto! E tu in piedi! Ridammi i miei pantaloni, tu le mie scarpe! Ma sei dalla polizia? Io sono uno che per fregarlo ci pensate tre volte. Una per uno. E poi non ci riuscito lo stesso, chiaro? Eh no. Tu con quella faccia fai ancora spiritoso? Ma i pantaloni? Bene, me li dai dopo. Siedi. Ma insomma, chi sei? Io sono un evaso. Da dove? Da tre giorni. Ma allora sei uno che fa i colpi grossi? Bravo. L'hai detto, lui è furbo, faccio colpi grossi. Sembra tanto stupido, invece... E che colpi sarebbero? Conoscete Al Capone? Come lui. Aspettate voi, tre cappuccini. Ditegli che non ci sono. Ma allora chi li ha ordinati? Chiamali caffè latte, no? No, non so per noi. Oh, ma insomma, ce vuoi dire che hai fatto? Sono ricercato io. Ah. Dunque, come dicevo... Io ho bisogno di ragazzi come voi. Oddio. Da quanto ho capito, voi non siete che dei principianti, ma... ci arrangeremo. Allora che vuoi fare? Vuoi realizzare? Io? Io voglio realizzare una cosa alla svelta. Poi magari mi ritiro. Ma che c'hai in vista? Io vengo a dirlo a voi. Prima fatemi vedere come suonate le campane e poi se ne riparlerà. La polizia? No, questa è di sicuro Gianna. Che fai? Ti aspetto? Ciao, uomini. Ciao. Ciao, pupa. Chi è? È il nostro corpo d'assalto. Nuovo? Sì. Abile o riformato? Abile, è appena evaso. Beh, veramente mi hanno esonerato. Gianna, quelli che non li chiama riformati. E con lei non c'è sano paglia. Che vuoi? È una questione di pelle. Se mi toccano mi dà un fastidio. E poi appartengo a una famiglia abile da sette generazioni. Se è così, allora, vicino noi due possiamo continuare la razza. Ah, quello ci pensa Nino. Ci pensava. Perché è morto? No, sta Regina Celi. Non lo conosci tu? No, perché io vengo dalla Lombardia. Però se è quello che penso io, ne ho sentito parlare molto. Un fenomeno. Sai, noi facciamo del nostro meglio, ma è lui che comanda. Già, ma adesso lui non c'è. E purtroppo per altri 4 mesi. Carino questo, eh? Ma chi l'ha comprato? Ha comprato? Ma tu non prendi niente? Oh, io rimbambisco, loro prendono. Ma io dicevo al bar. Consumo volentieri. Bene, consumiamo. Vabbè. Se sei un evaso, chissà che fame arretrata. Un languore. Cominciamo coi cappuccini. Ah, ma allora è una persecuzione. Senti, noi per domani ci avevamo in mente un lavoretto. Forse per te, Robetta. In quale banca? Allo stadio. Se ci vai tu, ci vengo anch'io. Vabbè, per tenersi in allenamento, però ci pensate voi, eh? Sì. Come no? Davvero, mica giocano, e si è visto. Sì, perché l'ha pulita la storia degli oriundi. Già. Quella che mi basterebbe stare 8 giorni al governo. E poi vince l'Inter, ma quella manco con un decreto legge ti vince, da retta. E allora dillo che vuole cose su misura, come ti piacciono a te. Va là, che dico. No, è mica per fare il dittatore, perché poi sappiamo come vanno a finire. No, io ci farei dire a ognuno la sua democraticamente. Però il primo che sbaglia, tacca te. Gente come lei ci vorrebbe. Ma chi? Ma perché non fa il deputato? No, non c'ho mica tempo per le chiacchiere io. I milanesi ci c'erano poco e lavorano molto. Bravo, e buscano sodo come oggi. Grazie, l'arbitro era un terrone. Ma quale terrone? Abbiamo fatto due gol da manuale. Sì, ecco, bravo, proprio da manuale, perché il primo è stato fatto così con uno scappellotto. Sì, così con un cappello. No, lei... dico, voglio sapere.
Chi ha visto sto fallo di mano? Oh. Dico, se c'è uno che l'ha visto sto fallo di mano. Io che ne sono uno. Visto, mi spiego, mi spiego, un pazziente. Ma chi hai visto? Motto da un cazzotto. Ma stai fermo, li vuoi fanciulletto? Un altro gentiluomo. Sì, come te. L'ho visto io col fatto di mano, con questi occhi. Ah, l'ha fatto da testa. Oi, fermo lì, oi, fanciulletto, tranquillo. Di testa, però sulla testa c'era la manina. Ma quale manina? Sì, te la mettessi io la manina in testa. Fermo lì, oi, giovinotto. Oi. Ha visto? La prepotenza a Roma, la prepotenza nello sport e nella politica. Ah, oh, finalmente uno che dice la verità. Ci ha proprio detto che a Roma sono tutti disonesti. Oh, oh, non ci sta. Ma non lo sei io, l'ho detto. E hai detto, c'hai coraggio? Con le mani. Ma a forza di calci dalle punte a Milano. Ma chi ti ha mandato? Le mani, aio! Ma che fai, non scappi? Volevo vedere se ne beccavo un altro. Dovreste vergognarvi, dovreste! L'hanno mangiato vivo quel povero ragazzo! E adesso basta, eh? Adesso basta, la scommessa è finita, ma basta. Anche tu, moderati, scusa, se no mi tocca pure difenderti. L'ho visto, sì, bella carogna che ma sei. Ma come bella carogna tanto sei? Tanto è inutile, ogni volta che vengo mi devo mangiare il fegato. O per il ministero, o per i tuoi rendiconti che poi sono sempre più bassi. E beh, che colpa mia, scusa. Fai delle casse che sono buone per la notte della befana, io come le vendo? Il portafoglio? Beh? Ma l'ho rubato! Cosa ridi te, complice? No, 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 scusa, Romano, no, all'altro! Non c'è più nessuno, vedi? Il ma... portafoglio. Ma che è? Ma quanto c'era dentro? 100.000! 100, sai? Sì! Ammazza che dritti! E le carte, porco mondo! C'avevo dentro la licenza d'esportazione per la Turchia, la carta d'identità, la patente! Ma io ci faccio subito una bella denuncia! E ci fai il brodo? Vado alle macchine, vado alle macchine. Primo, non ci credo. Secondo, arrivi troppo tardi. Grazie, lo stesso. Vado alle macchine, vado alle macchine, vado alle macchine. Fa l'elemosina. Sono le ultime. Grazie, viva Roma. Fa l'elemosina. Ti ridi? Fa l'elemosina. Ridi. Ma che ce frega, ma che ce importa, se dentro al vino c'è l'acqua sporca. Tu non lo sai, perché te famo, ci hai messo l'acqua, non te paghiamo. Mi piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché sono senza spine, non so come baccarà. Patra! È la nostra pantera! Alla pantera! Pegori, ti dispiace, levati davanti, che appena mangiato mi fermi la digestione. Pegori, via quaglie. A bellezza. Ma tu lo sai che suoni bene? Te lo dice uno che se ne intende. Tu non l'hai visto mai alla batteria. Prima suonava in un locale. E poi? Mi pagavano poco. Ah! E io ti compro una batteria, per farti divertire. Ragazzi, voi dovete soltanto seguirmi, io vi porterò molto lontano. Meno male. Una vana? E chi ce l'ha? Nessuno di voi ha un sigaro? Io c'ho mezzo toscano. Buono anche questo. Tu mi sembri proprio Nino mio. Ah, sì? Oh, e su quelle vade pure lui? Ma non dice niente. Quando uno sta dentro perde tutti i diritti, no? Ah, e allora? La banda ce l'ho. La pupa pure. Buon appetito. Grazie. È arrivato. Capo, ci siamo. Ehi, pupa, ci siamo. Romoletto! Eccolo! Il conto? Subito! E tu lo paghi? Ok, capo. Ah, Vittorio, vi avvedevi, vi avvedevi, oh. Per fatte capire che macchina è, te dico solo questo. Sta parcheggiata fuori al Grand Hotel. Cure? Vola! E adesso che se mettiamo un grande ci serve. C'è tutto? Tutto, tutto. Quanto è bello! Mi pare in pianoforte. Ti piace? Sì. Allora, se ti piace, è cosa fatta? Siamo d'accordo, ragazzi? Sì. 100 subito e 50 piagne. Cassiere? Qui ce ne sono rimaste 90. 80. Guardaroba personale. Tutti d'accordo, suppongo. Beh, veramente avevamo detto... Suppongo. La guidi tu, capo? Eh? No. No, io sono occupato dietro. Ci penso io. Tutti sopra, ragazzi! Dai, Ale! C'è la benzina? 5 galloni. Questa va a galloni. Galloni, se piacciono i polli, gli abbatti lì, galloni. Non siamo dei pesconi, non ci piace il baccalà. Ma che c'è frega, 40, ma che c'è porta. 50, 60, 70 e 80. Tu non lo sai, perché te fa? Ci piacciono i galloni. Se piacciono i polli, gli abbatti le galline. Non testa senza spine, non ci piace il baccalà. Ma che c'è frega, ma che c'è porta? Se dentro al vino c'è l'acqua sporca. Pegorì, ferma, ferma, ferma. Ma che fai?
Niente, un brivido di freddo. Il capo c'ha freddo e ci penso io. E adesso andiamo. Da che capannello? A cambia targa e colori. Ci vogliono i soldi. E gli daremo un par di biciclette. Oh, ci sta. Meno male. Ma questo non viene? È stanco, non l'hai capito? Ah, perché così si riposa? Dai, cammina, va. Buonasera, Checco. Ciao, Gesù. Checco, ci dovresti fare un lavoro. Avresti il cacrocco qui. Oh, e sta fermo che fa sarta tutto. E scusa. Come fai quando ti sono finite le batterie? Quelle comprate finiscono, queste mai. Che dritto. Che bella mano, morbida, delicata, dita affusolate. Con una mano così mio padre sfilerebbe il portafoglio pure a un colonnello dei carabinieri. Invece, poveretto. Perché lui come ce l'ha? De legno. Ah, bisogna che stia attento ai tarli. Ma lui c'è nato così? No. Gliel'ha staccata un cane poliziotto. Oh, poveretto. Ehi, ma devi essere un tipo tu. Perché? Fammi vedere meglio. Ma tu sei proprio vissuto sempre in mezzo alle sottane. Come ci azzecchi bene, pupa. E tante anche. Tantissime, tutte sottane. Tu da solo ci hai dormito poche volte. Mai. Ma adesso che sono qui con te, per esempio, è come se fosse la prima volta che... Capisci? Che tipo. Non avrai figli. Beh... Nino mio invece due. Nino, sempre Nino. Se pensi sempre a Nino... Ma che c'entra? Senti un po'. Io sono meglio o peggio di Nino? Beh, tu sei qua. Senti, tu sei entrato in una banda che eri molto giovane. Col trombone. Voglio dire che ero talmente giovane allora che non c'era ancora il mitra. Usavamo ancora il trombone, boh. Sono stata brava. Hai indovinato tutto. Meriteresti un bacio. Te lo do. Ah, no, aspetta. Oh, ma sei un violento. Un dominatore. Chissà quanti si sono inginocchiati davanti a te. Tutti. Io suonavo il campanello e quelli giù. Amen. Che mascalzone che sei. E questo? Ah, questo è un neo. Piccolo, piccolo. Anch'io ce n'ho uno, ma un po' più grande. Dove? Non l'hai ancora visto? No. Polizia! Squagliamo, si monta, sbrigate, forza, via, 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 forza! È questa? Sì, è proprio questa. Sentite, mi dispiace tanto, ma queste sono cose che a me non mi interessano. Ma se non l'abbiamo tenuta nemmanco un'ora. E che vuol dire? Come che vuol dire? Che scottavo, sapevate, no? Dunque, le 70.000 mi aspettano. Se veniva appeso, mi davano il doppio.
Bella, eh? Attributo del questore. Come? 10 verticali, attributo del questore. Attributo del questore? Boh. Del questore. Era una macchina come un'altra, no? Del questore. Ma io non sapevo niente, giuro. A me mi hanno detto dopo. Come? Ma che t'hanno detto? Che era del questore, no? Se no non l'avrei data. E tu ci hai venduto la macchina del questore? Sì, sì. Ma quella privata, però, eh. Ci mancava pure che ce la davi targata polizia. E volevi pure il saldo, eh? Sì, buono. E mo do io il saldo. Momento. Buongiorno. Capo, sei un fenomeno. Ammazza, ma come ha fatto? Che forza. Ma come l'hai saputo? Informazioni incrociate, attributi del capo. Ti piace questa? Beh, un po' comune, ma può andare. Giornale? Sigaretta? Fiammifero? E 5 caffè? Sì, però andiamoci piano che i soldi sono quasi finiti. Ma no, non è possibile. Ma sì, è proprio lui. Leggi. Importanti documenti smarriti uscita stadio. Mancia generosa che li riporterà albergo mediterraneo. E beh? Come beh? È il nostro milanese. Povero cocco. Che folla. Capisco ad aspettarti. Mancia generosa. Un momento. E perché no? Ma che sei matto? Se è un trucco. I documenti ce l'hanno davvero, dunque? Sì, ma hanno che ce frega. Cretino, la mancia, così lo pelliamo due volte. Vero, Gianna? E se ci dai i soldi? Milanese, cuore d'oro, c'è scritto anche mancia generosa. E se è lui? Uscita dallo stadio, documenti importanti, non c'è nessun dubbio. E se ha fatto una denuncia? Ma ha fatto anche l'inserzione, perciò deve essere grato che gli riporti i documenti. E se ci riconosce? Ma allora, ragazzi, che siete, amici miei o del giaguaro? Ci andrà uno solo. Io no, Perché? Con sta faccia. Gettone, ci mandiamo Gettone. Io? Ma che siete matti? Se si tratta di suonare, lo sapete, va tutto bene, ma di parlare... Io gli ho messo le mani in tasca, non mi pare il caso. Ah, sì? E allora chi dovrebbe andare? Capo. Oh, dico. È vero, capo, è l'unica. Ma... E se quello mi riconosce? E ti devi riconoscere. Hai fatto il milanese, l'amico suo. È meglio di te. Forse non vale la pena. Dai, capo, siamo rimasti senza una lira. Hai avuto un'idea formidabile. E adesso? Ah, sì, l'idea è bella, L'idea è bella. Nino mio ci andrebbe. Perché io no? Ah, già, che stupidi che siamo. Non si può. Non ci sono i documenti. Te li ritrovo io, con tutto il portafoglio, Oh! Ah, bravo Fiere. Bravo figliolo. È onesto poi, Sì, sì, c'è quasi tutto. Purtroppo i danari non li ho trovati, ho trovato solo i papelli. Lo sa il commendatore che dalla fotografia non l'avevo riconosciuto? Ah, no? No, sarà anche perché nelle fotografie ha notato, sappiamo tutti i delinquenti, guardi. Le proprie vere. Ah, ma mica solo lei sa, tutti quanti, anch'io, guardi me. Sa però che l'impressione si guadagna? Beh... La fotografia lo invecchia, lei non dimostra mica i suoi anni. Perché a me mi alzi presto la mattina e lavoro il sodo, due ricette per la giovinezza. Giusto? Sì. No, momento. Mi fa la cortesia, mi dai i suoi dati. Ne ho bisogno perché ci voglio far fare un encomio in sul giornale. Un altro caffè, No, ne ho già preso uno e la ringrazio molto. Che bravo, figlio. Anche educato, È stato in collegio lei, vero? Sì, sono stato dai frati. Si vede. Grandi educatori. Grandissimi. Oh, in confidenza, il portafoglio non l'ho mica perso. Ah, no? Me l'ha rubato. No! Sì. Ma guardi quanta gente cattiva che c'è al mondo, che delinquenza che c'è oggi. Le fa ancora male? Cosa? Il morso. Ah, no, è una stupidata, superficiale, non è mica molto... Sì. Aia! Mi ha strappato i peli, mi ha fatto male! E mi te mandi in galera. Ma io non capisco mica, sa... grazie del caffè, buongiorno. Ma che grazie, buongiorno! Ti e ser minga milanese. Come no, milanesissimo. E i denti? I denti anche loro, tutti milanesi. No, dico il segno dei denti, perché qui non c'è niente. Beh, la pelle che recupera presto... Giovanotto, guarda un po' qui, c'è scritto Vincenzo. Non si vede mica bene. Ferri, medanese, no, prima te rompi il muso.
e dopo ti porto in questura. Sento come dottore, io le giuro. No, non giurare, perché tanto tutto quello che mi hai detto fino adesso sono tutte bugie. No, 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 guardi, una cosa è vera, sì, che sono dell'Inter. Ma vai sulla forca, ti e l'Inter fuori le mie 100.000 lire, dai! Che è? Ben. Ale? Ale, avete finite? Te con i tuoi compari, vero? E come? Mimme sunto al saprello la mattina per farti comprare a te questa roba qui. Non è bella. Questa roba qui che poi non è neanche un sottoprodotto di Biella. Telefoni in questura. Commendatore, senta, se fa così i soldi non li riprende più. Ah, perché se non vi denuncio, li riprendo. Parola d'onore. Senti, facciamo una cosa. Ti do 3 giorni di tempo per restituirmeli, se no, tutti dentro. È andata. Sì, è andata. E dove li prendi? Perché pensi me? Oh, beh, del resto ognuno il suo mestiere. Io sono allo scoperto di 100.000 lire, rientro nel mio. Stia tranquillo, per un tipo come me 3 giorni sono fin troppi. Li riporto con gli interessi. Ma che interessi? Perché gli interessi bancari sarebbe anche giusto. Beh, a me basta che tu mi porti le 100.000 lire. Lei vada pacifico. Bene. Io appena la notizia volo qua e gliela porto subito, vedrà. D'accordo, un momento. Sì. Un momento, giovanotto, sta a sentire. Non ci urlare nel manico, perché sennò te e i tuoi amici... Intesi? Stia tranquillo, commendatore, grazie molte. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, su me. Come va stamattina? Qualche ordinazione, ma poca roba. Ah, commendatore, senti, ma la camicia te l'hanno lasciata? Fa mica tanto lo spiritoso, perché forse questo fesso di milanese i suoi soldi li recupera. Come? No, mi dispiace, ma non ti dico niente. Distinti saluti, Ciao. L'amico del giaguaro. Su. Ci ha messo in un bel guaio, va. Beh, è successo a me perché ci sono andato io. Ha ragione, chiunque lo faceva era la stessa cosa. No, a me non mi succedeva. Piantatela, che l'idea era buona. Si è visto, se non ci diamo da fare andiamo tutti dentro. Il fatto è che i milanesi non sono come crediamo noi. Tanto fessi, poi vai a toccarli nei soldi. A trovarli adesso, 100 sacchi. Insomma, ragazzi, ci sono 3 giorni di tempo. Abbiamo 20.000 coltivatori di reti che calano a Roma e ancora avete dei dubbi. E mica è tanto facile. Prima di fare 100.000 lire con l'agricoltura, hai voglia. Ecco fatto, sono uguali ai loro. E ricordatevi, puntate sui vecchi, coi giovani è tempo perso. Dopo una sera passata a Roma non ci hanno più una lira. Una volta? Ma adesso dove vanno? Fatta la legge, trovi il capanno. Agricoltori, molte cose sono da sistemare affinché la prosperità dei coltivatori, che tutto sommato è la prosperità della nostra agricoltura, si avvia soluzioni migliori e più razionali. Bene, bene, bravo. Su, ragazzi, facciamo presto. Dai. 2.000 lire, sti morti di fame. E qui per fare 100.000 lire ci vanno 2 anni. Forse è vero che pagano troppe tasse. Beh, allora andiamo sotto un altro. Un momento, ragazzi. C'ha 4 figlie. Ammazza che racchie. Ah, beh, lì, queste sono sorelle 2. No, guarda, queste sono più brutte di me. C'hai ragione, scusa. Ragazzi, quell'uomo ha 4 figlie e qui c'è una lettera del parroco. E a lui? Ma qui il parroco gli dice che è spiacente, ma malgrado le ragazze stiano molto bene di famiglia, lui non riesce a trovare il loro marito. E te credo, così brutta che sei via. Noi, noi, sì, noi. Noi. Su, ragazzi, via, torniamo, questi li metti in tasca. Io i portafogli a levarli so buono, ma a rimetterli, non l'ho mai fatto. E dai, glielo metto in una tasca qualsiasi. Via, ragazzi, presto, andiamo. Le ali che voleva volare, il bastone della tua mare. Ah. Io preferisco sempre il Labrusco, ma anche questo è ben di Mondiorco. Produzione nostra propria, ci avemo la terra sopra Velletri, 47 ettari. Sorbole? Però siamo 4 fratelli. Abbiamo anche per 4 fratelli e sempre una gran bella fetta di terra. E andate mo d'accordo? Pure troppo. Ma come sarebbe dire troppo? Beh, vuol dire che siamo talmente uniti che non ci va manco dei sposacci. Ma permettete che ve lo dica, ma qua sono le sbaglie di mondi. Troppi giovani oggi trascurano di farsi una famiglia. Già. E poi le cognate non vanno d'accordo. E soffia qua, soffia là, soffia su, soffia giù, ci fanno... Litiga. Siamo decisi a tutto, o come ci farà noi o rimaniamo zitelli.
E come sarebbe come vi pare a voi, eh? Beh, è una cosa un po' difficile, finora non ci siamo mai riusciti. Siamo quattro fratelli. Oi. E ci vogliamo sposare con quattro sorelle. Ma beh, dite davvero? Quattro fratelli per quattro sorelle. Da beh, mo dite sul serio? Quattro massaie in gamba, lavoratrici. E sottomesse. E che vadano d'accordo fra di loro. E non le trovi. Qui. Beh, qui. Ma va che roba. È forse il destino che ci ha fatto incontrare. Guarda, ma queste qui sono quattro ragazzole, le mie figlie, eh? Che belle! Sa anche a me. Che schianti! Ragazzole in gamba. Ma insomma. Congratulazioni. Ma dico che sono nubili tutte quante. Sì, sì, sì. E come mai così giovanotte? Nubilissime. Belle forse il destino, cosa volete? Forse aspettavano voi. Papà! Papà! Ma no, ragazzi, siete diventati tutti matti, non è il caso. I fratelli per la grossa si presentano così. Vabbè, ma... Voi gli portate gli anelli alle figliole e gli spiegate tutto e domani noi veniamo su a trovarle. Sì, va bene, ma non c'era mica bisogno di spendere tanti soldi, I fratelli per la grossa... Ah, io ho capito. Per Bacco. Che so, americano? Non lo so io. Te do 800 lire per tutte e quattro. E vabbè, come le va? E 200 pastucci. Vabbè, sta bene così, 1000 lire. Allora questi altri, guardi. Sono dei cinturini lavabili, speciali, eh? Sì, ho capito, ma io vorrei, sa... No. Come dire... Sì, capisco, passiamo ad un altro articolo, va bene? Ecco, passiamo. Sì, passiamo. Pronto? Ugo? Sei tu? Cesare? Sì, senti, domani sera mi arriva quella merce. C'è posto... Nel tuo magazzino? Chiamalo magazzino. Sì, disponi pure. Va bene, ciao. È andata a cambiare a segno. Sì, a cambiare a segno. Tutti questi soldi. Ve l'ho detto che siete proprio matti. Le mie ragazze però rimarranno impressionate un bel po'. Ecco qua. Ah, beata gioventù. Voglia di un manledere, mo avete proprio esagerato. Però sono molto belli, molto, molto belli. Sono degni dei quattro future signore per la grosso. Senti. Belli, 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 belli. Ah. Io quelli da 25.000 lire non li voglio. Io voglio questi più belli. Ma insomma, come si fa? I fratelli per la grosso non si fanno criticare le spalle, hai capito? Sì, sì, lo so, ma il fatto è che 4 per 4 16, sono 160.000 lire. E noi ce l'abbiamo solamente 100.000. Ah, no, ve l'ho detto che siete proprio matti. Beh, adesso ascoltate papà. Li porterete quando venite voi, andiamo. Ehi. Papà. Io capisco, i fratelli per la grosso. Sì, vabbè, ma è un po' troppo questo qui, O è così o niente? È così, sì. Che caratteri che avete, figlioli. Dunque, vediamo. Quanto ci manca? 60.000 lire. 60.000 lire? Ah, sai che famo? Torniamo indietro, cerchiamo i nostri compagni e ci facciamo prestare i soldi. Giusto, chi è che non ci ha perso 60.000 lire? Permettete, beh, se per questo li tengo ricoverati qui perché non si sa mai, È giusto, con tanti mascalzoni in giro. Guarda, ne ho solo 35. Beh, fatti fare lo sconto. Vamo là. Vabbè. Grazie, papà. Poi fra una settimana veniamo. Allora prendo questo. Di tela, Sì. Il primo, Sì. Meno male che si è deciso. Comprare un cinturino è una cosa importante, è vero? 300. Bene. Per i soldi non vi preoccupate. Anche gettarli via, c'ho qui in tasca un valore più che il doppio. E poi, fra parenti... È vero, siamo parenti. Ragazzi, dico, vi rendete conto che abbiamo soltanto 36 ore e poi dopo addio sole? In tasca a pecorino ci sono sempre 35.000 lire di papà. Già, perché tu il zaguano lo paghi a rate, eh? Ah, se sta veniva brutta, se andava a sposare quelle per davvero. Così te la vedi brutta per tutta la vita, la moglie. Già, perché il marito se lo vedrebbe bello lei. Questo pure da vicina moglie si sposerebbe davvero a via del burino. Ah. Aveva un occhio di vetro ed una gamba di... Oh, senti... Se tu giù ci sta, noi saremmo tutti a posto, vero? Sì, ma datevi da fare anche voi, perché di questi tempi gente con l'anello al naso non se ne trova mica tanta, Guarda che tu zia ora ha finito, noi ti aspettiamo là. Vabbè. Ah, sta a sentire.
Magari domani stiamo tutti dentro. Ma sto fatto di avere tanti soldi in saccoccia non mi pare manco vero. Sta attento che non ti ripreghino. A chi? A me? Ma manco l'anonima banchiere ci riuscirebbe. Allora, Pierino, vogliamo congedarci da questo rispettabile pubblico? Ciao! E non si dice ciao? No. No, si dice signore, signori, eccetera, eccetera. Lo so, cafone! E no, Pierino, è mai possibile che ti debba sempre offendere? Sempre parolacce? Sempre... Che c'è? Cosa hai visto? Una caramella. Sì, te la do io la caramella. Mai che tu abbia una parola carina nei miei confronti. Una parola adatta per i miei capelli grigi. Rimbambito! Ah no, eh? Ti faccio vedere io. Guarda, Pierino, stai attento. Ora, signori e signori, vogliate scusare? Siamo dei pori disgraziati. E no, Pierino, questa sera a letto senza cena. No, 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 ti voglio bene. Sempre così. Signore e signori... Ciao! No, buonasera, buonasera. Ciao. Ah, sicuro ti servono soldi, eh? Leggi pure il pensiero, zio. Sì, ma questa volta non volo una penna. Ma la devi far volare, perché sono nei guai. Non voglio soldi, voglio... la voce. Quella sì che vale 100.000 lire. Esagerato. La macchina fotografica. Ehi, ragazzi, allora, l'ho convinto. Meno male. Sì, ma adesso mi dovete dare una mano, però. Augusto, ci vediamo dopo. Forse c'ho un asso nella manica. Vai, vai. A bamboluna, quanto stai bene. Ciao. Amore. Oh, questi italiani sono tutti uguali. Uguali? Ma lei ci vede bene? Io sì, e lei? Beh, sì. Troppo, no? Almeno le altre seguono, dicono parole, fischiano. Lei invece si infila dentro la macchina. Ma cosa vuole? Beh, io... offrirle una birra. Ah, sì? Allora andiamo. Venga davanti. Io mi chiamo Gretel, e lei? Io Peppe! È un nome facile. Ma non chiude? Perché? Ma come perché? Con tutte le ali che ci stanno in giro. Oh, ho mai visto un ladro. Meno male. Eccolo. In bocca al lupo. Questa è Santa Maria in Trastevere. Vedi quelle figure lassù? Là? Dietro è tutto oro vero. Ci hanno provato in molti, ma è un lavoro troppo lungo. Provato cosa? A restaurarli. Come spieghi bene le cose, Peppe? Si vede che hai studiato molto. Beh, fatta. Sì, fatta. Peppe... Perché questo qui si chiama
foro? Beh, foro romano, tempi antichi. Forse beh, sarà per qualche buco che ci hanno fatto allora. Per esempio, io c'ho un amico mio che è secco secco, che lo chiamano il principe del forno, perché può passare da un buco così piccolo. Infatti sarà la banda del buco. Comunque questa di notte è un labirinto, eh. Una volta ci si è salvato Gigi il capoccione. Cammina. Ferma, sorridi. Ah. E questa qui è Fontana dei Trevi. Se vuoi tornare a Roma, buttaci una monetina. Da là a 200 metri c'è questura centrale. Ma che sei matta, 100 lire? Ma ne bastano 5, che tanto poi ci sono i ragazzini sommozzatori che se ne fregano. Sì? Ammappati che spregona. Zio, guarda. Questo? Sì. Tagli la gomma. No, signore, il cane non glielo do. Ha detto che portava le 100.000 lire e invece non l'ha portate. Abbia pazienza, signorina. Gliele porto fra una settimana. Grazie. Tra una settimana ne avrà guadagnato il doppio con lui. Anch'io ne sarei capace. Ha ragione. Fammi il piacere, tu stai zitto. E perché? Scusa. Tu sei una bestia, non parlare. Solo quando fa comodo a voi. Ecco, bravo, l'hai detto. Insomma, o paga adesso o non glielo do. Scusi, no. Che c'è? Io... L'albergo diurno è laggiù. Ma che crede, se non dovesse operarsi mia madre? Ora donna. Scusino se disturbo, ma questo cane parla. Parla, certo, parla. E mi lasci stare, per favore. Se non era per questo, si figuri se vendevo per 100.000 lire un cane che può farne guadagnare 20.000 a sera. Ah, che vuole questo inchiccione, Senta. Che noia questo. Signorina, scusi, ma perché vuole vendere il cane? Sono costretta, tra lui e mia madre, capirà. Ah, perché lui i soldi non ce l'ha, Beh, sul momento no, ma... Perché questo ce l'ha? Ce l'ho, sì, per tua norma e regola. Ma guarda sto cane, va. Comunque sto trattando io. Si levi di mezzo. Un momento. Un momento. Se le 100.000 lire non ce l'ha? Io in campagna col rurale non ci vado. Ma già attaccato le pulci. Ha ragione. Che ha detto? Niente, niente. Beh, insomma, io sto cane lo comprerei, però vorrei essere sicuro che parla pure con me. Stai fresco. Io col rurale non parlo. Senti? Eppure tu, con mamma in quelle condizioni. Ma non ce l'hai un po' di cuore? Uffa! È un testardo, sa. Guardi, io glielo dico prima. Questo se non s'affeziona... Certo però che se con me non ci parla... Senta, facciamo una cosa. Io riparto domattina alle 10. Mi tengo il cane tutto il giorno. E se parla pure con me, appuntamento qui domattina alle 9. Io le do i soldi e affare concluso. E lei si fida di un uomo che non conosce. Gli dà il cane. Così. Sarà anche una persona onesta. Ma come sarà, Si sente dall'odore. Mi fido. Glielo lascio. E non si pentirà. Speriamo. A proposito, come si chiama? Omo. E come si deve chiamare? Omo. Che, non ti va? Vabbè, Omo. Però, questo con lei non ci parla, vedrà. È un dispettoso. E vabbè, proviamo, no? A domani allora, A domani. Rivederci. Rivederci. Io con questo ci vado, ma non gli parlo. Bravo, non parlare agli estranei. Andiamo, chiacchierone. La platea. Ci mancano 10 lire. Com'è piccolo il mondo, La platea. Quanto piccolo posticino per il lo troverete. Troppe emozioni in una volta. Troppe. E questo è nulla. Quando verranno i bambini, i nipotini. Più avanti, signore. Santo cielo. Allora... Ma sei pazzo? Chi ti ha detto che ero qui? Gettone, ma come mai? Beh, mi ci ha messo Nino per un lavoretto. Ma se Nino dentro è inutile. Gli tengo il brodo caldo. Senti, siediti un po' qua a parlare. No, non posso. Su un momento solo. Col cane, com'è andata? Beh, dipende se quello c'ha l'anello al naso o no. Mancano soltanto 20 ore. Non si può stare senza far niente. Più di quello che faccio. Senti, ti prego, è un guaio grosso. Non avresti qualche altra idea? Ce l'avrei, ma veramente è un'idea del mio Nino. Beh, insomma, quello che hai detto Nino è anche un po' del tuo Augusto. Io verrò con voi. Aspetta un momento. Dividerò le vostre fatiche e i vostri sacrifici. No, non è possibile, io... Lo so. Avete giurato di non sposarmi finché non siete ricco come me. O io povera come voi.
E che ti sei perso? Quei due. Se sapessero che tra poco finisce e si accende la luce. Avvertili. Eh? Tutti? E starei fresca. Non senti, conosci il Sorugo? No, chi è? L'orefice. Un riformato pieno di soldi. T'ha mai visto? No, non credo. Dunque, al negozio no, perché è pieno di campanelli d'allarme. Ma a casa di sicuro c'ha roba. Lui mi ha invitata tante volte, mi ha anche dato l'indirizzo. Ma io non ci sono mai andata perché... da uno sporcaccione. Perché non ci vai tu? Io? Oh, buonasera. Senza piangere, senza soffrire. Perché io porti con me... Ma no, mi faccio invitare a ballare e gli sfilo la chiave. E tu in mezz'ora vai e torni. Ce la fai? Proverò. Certo che ballare con quello lì, che divertimento. Beh, fallo per me. Forte, eh? Fortissimo. Allora ho capito. Mi devo mettere proprio lì vicino alla tenda. Perché sicuramente lì nessuno ci farà caso. Ah, oh, ma allora perché non ti ci metti tu? Perché qui per me tira vento. Sta a sentire, dietro la tenda ci sta subito la cassa. Ma così scoperta prende umidità. Ma chi? La batteria. Lascia sta la batteria. Ascolta, a mezzanotte in punto, lei telefona all'amore suo. E chi è? Ma che te importa? Basta che telefona, no? Lei lascia la cassa e resta l'apparecchio un minuto circa, non di più. Ma è sempre poco. Troppo, vorrei dire. Se ti metti dove te dico io, allunga una mano, ci va un secondo. E il malloppo a chi lo passo? A Pecorino, sta qui. E dai, che è un giochetto da ragazzini. A parlare è facile. Andiamo, va. Guarda che se non mi dici che vuoi, qui non si magna, capito? Allora, ti decidi che vuoi, spezzatino o bistecca, eh? E là che ci guardano tutti, che vuoi, spezzatino o bistecca? Ma è proprio vero che sei testardo, sa? Cameriere, una bistecca per piacere. Ben cotta o giusta? Beh, diciamo cruda. Come cruda? Cruda, cruda. Vabbè. E che ne so io. Invece Roma. Quante cose belle tu mi hai fatto vedere, Peppe. Sì, ma pure una cosa brutta. No, quale? Da faccia. Ma che stupido tu sei. Ecco, sei la prima ragazza che non si è voltata dall'altra parte. Non ti ho fatto schifo, insomma. Ma un uomo non deve essere bello. Se è intelligente, gentile, sensibile, allora lui è bello. E allora io? Sei bello. Prego, signore. No, lascia. Ma questa volta tocca a me. Oggi è tutto eccezionale. Ammazza. Dove ti è? Grazie, signore. Prego. Buonasera. Hai speso tanti soldi per me. Sei troppo generoso, Peppe. Ma... la macchina fotografica? L'ho lasciato al mio albergo, non ricordi? Però domani la porti, eh? Senz'altro, naturalmente. Sera. Grazie. Non tenere la borsa così. Perché? Perché ti fanno lo scippo. Cos'è scippo? Beh, come te lo spiego? Guarda, adesso le faccio vedere io com'è. Tu cammini davanti, eh? Come prima, eh? Sì. Vai, vai. Vai. Oh! Bravo, Peppe, ho capito benissimo. Peppe, dove sei? Peppe, oh, Peppe, che bravo! Ho capito benissimo. Che bello scherzo. Sapessi quanto mi costa. Ah, sì, perché? Lasciamo perdere, va. Ma è quasi mezzanotte.
Mi devi accompagnare. Va bene. Sai, ho promesso a un amico che... No, niente. Mi deve dare un pacchetto di medicine. Sono... sono per sua sorella. È molto malato? Come? Se non curiamo, quello è capace che muore. Andiamo allora. Ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Ti dirò che nel mio cuore più non ho che questo amore. Un'aranciata e due bicchieri di senso. Sprecone. Ha detto che hanno mangiato troppo. Sì, a Capodanno. Sorriso al cuor d'amore mi parlerà. Tu mi puoi dare la vita, tu sei la speranza che non muore. Tu sei la gioia infinita che se passerà più cara. Mangiamo? Ti mangiamo. Dirò del mio destino, il sogno mio divino che al cuore d'amor mi parlerà. Bravo! Bravo! Vuoi ballare? Non mi va. Balliamo. Ma come? Non ti andava prima? E adesso mi va. Ma c'è il sandwich. Andiamo su. Lo sai quello che ho in tasca? Una cosa che certamente ti piacerebbe avere. Come lo sai? Ti conosco, so quello che vuoi. Invece guarda che ti sbagli, non voglio proprio niente. Davvero? Giuro. Beh, se è così, allora. Oh, ma questo però... No, quello che è detto. E poi è di una mia cliente. Ma se proprio io lo volessi... Per carità, a me la roba degli altri non mi interessa. E allora, pazienza. Caldo, È un po'. E stringi. Ehi, c'è tuo papà che ti cerca. Non è vero. Come non è vero? È lì fuori. Va subito da papà. Viene. Ti ha dato il permesso di uscire di sera. Perché? Lo devo chiedere a te? Certo. Ah, questa sì che è bella. Tu fai il comodo tuo e io aspetto a casa, vero? Che comodo, io lavoro. L'ho visto. Con quella? Che quella? Guarda che ti sbagli. Non la conosco nemmeno. Sì. Quanto sei bella. Quando ballo con te mi sento alleggerito. Oh, ma stringi un po' troppo forte. Ma finora non hai detto niente. Ma parlavo con un amico. Marisa, Marisa, aspetta. Oh, io me vado a pian caffè. Ah, belli sogni, stai a occhi chiusi che mi sembri grame. Oh, ma io la mattina lavoro. Molto diverti invece. Ah, belli sogni, fai suonare un po' per te. Cioè, suona, sfascia tu. Grazie. Thank you.
Ecco le chiavi. Ricordati, via Andrea del Pistacchio 43, interno 4. E sbrigati. Volo. Aspetta un momento. Pronto? Sì, micio mio, come stai? Niente medicine? Nix, in bianco, completamente. E la sorella è guarita? Sì, è ammalato lui, alla cavezza. Come? Ah, niente. Ognuno si rimbambisce per qualche cosa. Lui per la musica e io per te. Andiamo, eh? Facciamo una corsa. La macchina la posso restituire anche domattina prima di partire. Dove andiamo? In un posto pieno di buio. Siamo carine oggi, gran forma. Sì. Io come sto? Bene. E quando sto vicino a te mi sento se... Un biscottino? Grazie. Prego. Oh. Ti do... Niente, niente. Un goccetto? Mio marito. Che ne so io? Che facciamo? E lo dici a me? Chi era? Non era mio marito. Chi era? Era mio figlio. E beh, chi era? Era? Zitta, chi era? Era domani il suo lupo mi sente. Mi aveva detto che qui saremmo stati tranquilli. E invece, fa niente. Sarà per un'altra volta, eh? Tanto ormai, con ste paure qua. Sai, è la prima volta nella mia vita che mi sento sicuro. Perché ci sono io? Sì, ma anche perché è buio.
Tu mica mi vedi, vero? No. Ecco, allora mi sento un leone. Un leone felice. E tu? Io no. Domani devo partire. Non partire, non partire. Tu sei chiusa nel mio cuore, lo sento. Questo amore è tutto il mio tormento. Non partire, non partire. Forse tu vai lontano per cercare l'oblio. Vuoi lasciarmi senza dirmi addio. Forse tu, perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancor nell'amor. Non partire, non partire. Vuoi un po' di vino? Un pochino, grazie. Scusami un momento. Prego. Quel mascalzone ti ha dato l'indirizzo della garçonniere. Lo so, e l'ho scoperto adesso. Pensa un po', quel riformato voleva regalarmi un braccialetto d'oro. E tu? Perché non sai che l'amore. Ehi! Marisa! Lasciami in pace. Aspetta un momento. Senti, io ti voglio bene. Ma sono un po' sfortunato. E forse dovrò star via per un po' di tempo. Ma hai ragione tu. È meglio che ti scordi di me. Vuoi salire sul letto, eh? Vabbè, su. E grazie non lo disse, eh? Ignorantissimo. Buonanotte. Ecco. Attenta alle valigie e non dà confidenza a nessuno. Grazie, grazie di tutto. Aspetta un momento. Sì. Che me dai tutte le riviste tedesche, per favore? Sì. Quante? 600. Io ce ne ho 400. Leviamo questa. Vabbè, va. Tieni. Oh, grazie. Ciao. Addio. E ricordami. Sì, certo. Ciao, Peppe. Addio. Scrivi. Anch'io ti scrivo. La macchina. La macchina fotografica. Ma non importa. Tienila. Ricordo di Greta. No, no! Addio! Mamma mia! Signora mia, non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Sei un cane, sei una iena. Una parola, che è una parola? Non l'ha voluta dire. Per come mi ha trattato parlavo pure. Come sarebbe? Ho sofferto la fame. Oh, rabbio, che buciardo. Gli ho dato una bistecca per un lenzuolo. Ma fossi morirmi se non è vero, va. Perché? Non ci credo. Questo manderebbe in galera pure suo padre. Lascia stare i padri. Beh, dice così perché suo padre l'ha preso la chiappa cani. Sa, per l'iniezione. Gli hanno dato una stranita. Era arrabbiato? Proprio arrabbiato no, ma seccato di sicuro. Beh, se il cane non ha parlato, lei rinuncia, ma no? Io... E stia zitto un po'. Omo, chiedi scusa al signore. Sì, sì. No. Ma a te allora di mamma mia non te ne frega niente. Quella sta male. Vergognati dopo tutto quello che ha fatto per te. Uffa! Scusa tanto. Ah, meno male. E prometti che parlerai col signore. Parlerò, parlerò. Giuralo. Lo giuro. No, perché è una carogna, eh. Ma è di parola. Quando promette bisogna dire la verità, mantiene.
Già, beh, poi certo io in qualche modo cercherò di rifarmeli sti soldi miei. Oh, non dico di fare una speculazione, per carità, ma io sono solo, vedovo, senza figli, e allora la sera me ne sto lì a casa e quattro chiacchiere con lui me le farei proprio volentieri, ecco. Se poi lui facesse lo scemo, potrei venire a passare un paio di giorni io a casa sua. Magari. Tanto lei è solo, no? Sì, sì, e allora è andata, dico, insomma, a fare fatto. Fermo lì. E chi si muove? Che succede? Niente, è una vecchia conoscenza. E che ha fatto questo? Questo da piccolo si è mangiato un apparecchio radio. Ah. Andiamo. Hai capito se è che stomaco? Una radio. Ma è andata proprio bene. Busso via, complice, criminale. Beh, che c'è da guardare? Sei pentito, eh? Va bene. Andiamo. Vuol dire che parlerò io. Stai fermo! Stai fermo, delinquente abituale! Cammina! Oh, Meno male che Pecorino l'ha imbroccata giusta. E se non è Pecorino, Gianna ci salva di sicuro. Già, no, nella peggiore delle ipotesi, vuol dire che al Zaguaro gli porta le 35.000 lire. Vuol dire che per il resto gli lascio impegno la mia giacca nuova. Sì, ci copre i cavalli. Anche tu però, Io le informazioni ce le avevo sbagliate. Ma tu ce le avevi giuste. Beh, si vede che sono sbagliato io. Purtroppo non c'ho la vocazione. Mio padre me lo diceva sempre. Tu finirai bene. E come ci sarà Biala? Lo sai che mi hanno chiesto di suonare tutte le sere? E tu? Ho accettato. Dice che mi pagano pure. Ma che volevi che facessi? Salve. Come va andata? Come c'è andata? La macchina fotografica dov'è? L'ho data. A chi? A lei, alla ragazza. Alla tedesca? Ma disgraziato, era stata tua, ce l'avevi in mano tua e gliel'ho restituita. L'ho fatto per l'Italia. Ma che è sbagliato? Dice tu, e allora? L'hanno preso. L'hanno preso! No, non il cane! Mio zio. Sono arrivati proprio sul più bello. Una soffiata, eh? No, l'hanno riconosciuto per quell'affare dei sordomuti. Per 5.000 lire li miracolava e gli faceva dire a tutti mamma. E adesso? Ma perché? Pure voi? Ah, vabbè. Ragazzi, vuol dire che dal Zaguaro ci si va tutti insieme, eh? Tu sei scemo. Quello è amico tuo. E meglio sbagliasse. No, io le 35.000 lire gliele porto. Tirale fuori. Dammi le 35.000 lire, dai. Un momento, lasciate che mi spieghi, eh? Che devi spiegare? Ho avuto delle spese di rappresentanza, Lascialo stare, lascialo stare. Lascialo perdere. Oh, che deficiente. Ma guarda un po' che gente mi sono andato a trovare io. Tutti dritti, tutti dritti. Voi invece messi insieme non fate neanche un frate cappuccino. Ma che c'entrano i frati? Lo so io, lo so io. Sentite ragazzi, un tentativo si potrebbe ancora fare. Quale? Ci sarebbe un'idea di Nino mio. Per questo mi ha messo al cinema. Senti Gianna tesoro, Nino è dentro, lui sta bene. Noi siamo fuori nei guai, dici un po'. Non vorrei che poi, quando esce, mi rimane disoccupato. Sì, buona. E vabbè. La padrona del cinema, quella vecchia che sta alla cassa. Sì, poi si mette a ammazzare pure le vecchie. Ma che dici? Pecorino, sta calmo, eh? La vecchia vive sola, ma c'ha la porta blindata e non apre mai a nessuno. La sera si fa accompagnare a casa da due del cinema e mette tutto in una cassettina. Al sabato la porta in banca con tutti i soldi della settimana. Per cui, il venerdì sera...
Stasera è venerdì, no? Ma non è roba per noi. Per una porta blindata ci vuole uno specialista. Ma l'apre la vecchia, mica noi. Insomma, la vecchia dovrebbe essere così gentile. Ecco, beh, è qui, vero? Sì, questa è la chiave del portone che aveva fatto fare Nino mio. E Vittorio? Ancora non si è visto. Bene. Io dico, si può lavorare così? Qua ognuno fa il comodo suo. E mo questo non viene. Ha detto così Vittorio che non può venire, che c'ha la febbre. Ha detto che la vecchia ci pensate voi. E strilla di più, sa? E che gli devo dire? Digli che è uno... Niente, va. Ho capito, sa, che te credi. E allora diglielo, se hai capito. Andiamo. Dai. Le ho tentate tutte, ma non ce l'ho fatta. Pigro, svogliato, te mica voglia di lavorare, se no qualcosa rubavi. Ma le giuro. Sì, e allora vai dentro, eh? Ma non ci sono riuscito. Ah no, solo con me ci sei riuscito. Io sono l'unico fezzo che tira per la città, è vero? Senta. Perché? Se vuole, io potrei firmarle una cambialetta. Roma, senti, i miei soldi me li ridai, eh? Perché ti faccio lavorare io. E come? Andiamo. Dove? Come devo lavorare? Sei o non sei un ladro? Ale, a rubare! E viene anche lei? Sì, venga anch'io. Voglio vedere se mi prendi per scemo, dai! Per favore, mi dà le avventure, come si chiama? Di Arsenio Lupin. Eccolo qua, il ladro gentiluomo. Ha sentito quello lì? Sì, Arsenio Lupin, quello era un cannone. E te imitalo, non c'hai neanche un po' d'ambizione, non c'hai... Dai, dai, dai! Come sei vero? Non si può, è troppo grasso, i calzoni sono attillati e non entra bene la mano. Che calzone, vergognati, è questione... Ehi! Quelli lì non si sa mai dove li mettono i soldi. Oh, adesso basta, il primo che passa chi è, intesi? Va bene. Oh, quello lì no, eh?
Una piccola offerta, signore? Ma guardi che veramente io... Oh, tenga, mi spiace. Per favore. Mi spiace molto, signorina. Non importa. Ecco fatto. Grazie, eh. Prego. Un'offerta. Per la Croce Rossa. Ah, con piacere. C'è da pagare, sì, la mia. Sì, c'è anche quella. Grazie. Prego, signorina. Adesso basta, eh. Andiamo. Dove? In vettura. Mumè. L'MSD. Dai, 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 mangia, che non abbiamo mica tempo da perdere. Io lo so com'è qui a Roma. A mezzogiorno negli uffici non c'è più nessuno, poi mi tocca tenerti fino a domani. Tuo padre che mestiere fa? Sono orfano. Di entrambi i due? Anch'io. Ma in confidenza per confidenza, anch'io. Ma non lo rimpiango, eh? Perché mi son fatto da me. Pensare che c'ho due figli grandi come te. Te li mostro. Ma là, 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 che l'hai già visti. Li conosci bene, brutto mascalzù. In Dubai fiere, eh? Bei ragazzi. Però sono buoni solo a chiedere soldi al padre, a sfruttare quel povero uomo qui. Beati loro. E lei glieli dà, eh? Mai. Guarda, ho visto che te come ladro non vali una cicca proprio. Mi viene un'idea. Ti porto io uno che conosco, il mio rappresentante di qui. Se riesci a fregarci il portafoglio a lui, facciamo pari e patta. Eh? Ma non è un suo amico. Ma che è un maledetto Tarun che non ha fatto altro che sfottermi. E non mi importa neanche dei soldi che ci sono dentro. Li do per beneficenza, mi batta la soddisfazione morale. Eh? Va bene, io ci provo, ma... Dai, dai, mangia, mangia. Orfanone. Dunque, ci sediamo qua. Va bene. Due caffè, va bene il caffè per te? Sì, grazie. Ah. Subito. Allora. Guarda, è inutile, per me è tutta questione di clima. Non è come a Milano, qui le donne portano le calze 6 mesi l'anno. Ah, stupidate, anche a Milano ci hanno provato, ma le abbiamo convinte. E come? Con la pubblicità. Ah, sì. Ci abbiamo detto così, che le milanesi senza calze sembravano delle romane. Ah, bravo. E io le romane che gli dico? Che sembravano delle milanesi. Sì. Uè, sfruttare la ruggine, caro mio, gli inglesi con questi sistemi hanno governato il mondo. Oh, scusa. Accidenti, stai attento, levati la giacca, si dovesse macchiare, eh. Andrà via. Non volevo, sai. Lo so, ci mancherebbe altro. Ma vedrai che va via, sai, va via, sì, con un po' d'acqua. Con un po' d'acqua va via tutto. La giacca sei macchiata? No, no, la giacca non è macchiata per niente. Per fortuna la giacca è qui sana e salva. Lo vedi? Vedi? Mi si è sporcata solo la maglietta, ma finta se lava. Ah, beh, meno male perché mi sarebbe proprio dispiaciuto. Tanto adesso vado in ufficio e lo pulisco bene. Ah, sì. Cameriere? Lascia stare che pago io. Ah, paghi tu? Sì, sì, sì. Grazie. Che bravo. Dopo 30 anni di commercio. Io vado in albergo perché aspetto una telefonata. Bionda? No, caro mio, prima gli affari. Beh, anche una bionda può essere un affare, no? Sì, vabbè, ma sempre in perdita. Ciao. 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 Porco mondo! Perché? Mi hanno fregato il portafoglio. No. Sì, deve essere stato dal tabaccaio oppure al caffè. No, no, al caffè tiro io. Ah, già, c'hai ragione. Ma come, un romano di Roma. Avevi detto che ai romani non ci avvicinavano? Ma hanno visto con te se sono sbagliato. No, caro, la verità è che ti hanno visto in faccia. Ma va. E quanto c'era dentro? 40.000 lire. Peccato, te la cavi con poco. C'erano certe carte. Oh, ma fa un'inserzione, vedrai che lo riporteranno anche ma a te. Ma che inserzione? Per non accorgersi che sei un terrone dritto, il borsaiolo deve essere stato del nord. Sì, lo so che ti diverti, che godi per queste cose. Però ricordati che le 40.000 lire erano tue, le avevo prese per fare un pagamento. E a me cosa me ne importa? Tu mi devi dare il rendiconto esatto, ce le rimetti tu. Io? Non è mica colpa mia se c'è un rappresentante che ci ha scritto qui. No, io vado al caffè a vedere se mi è caduto là. Sì, vedrai che lo ritrovi. Ah, là, 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 che non sei proprio buona a niente, te. Se non c'ero io, vediamo un po'. Dunque, 10, 20, 30, 35. Eccoli, sono 35, non 40, come diceva lui, quello sbruffone. Un telegramma. Questa poi. La Marica. Le ha portato via la ragazza.
Ma che ragazza l'America a manifatture riunite calze? Questo delinquente qui sai cosa faceva? Sfruttava la mia organizzazione per vendere le calze degli altri. Ecco perché qui ho dimezzato gli affari. Oh, che ladro! Che vergogna. Ah, ma io lo caccio. Caccio lui e quel balordo del piazzista che è sicuramente d'accordo. In galera bisogna mandare tutti e due. E meno male che gli abbiamo fatto fuori il portafoglio. Così lo abbiamo saputo, se no lei non lo scopriva lo rovinavano. Sai cosa faccio? Mando giù il mio maggiore a dirigere la filiale. Beh, basterebbe un capitano. Ma no, il mio figlio maggiore. Sì, signore, lo prendo, lo butto qui e ci dico, to, nuota. Sì, ma certo che almeno il piazzista bisognerebbe che fosse un terrone pratico della zona. A te sai dove ti mando? Me l'ha già detto, in galera. No, a fare il piazzista del maggiore. Hai capito? Signor, no. Senti, terroni onesti ce ne saranno tanti. Però l'unico che conosco, che ho visto coi miei occhi, che non è proprio capace di rubare, quello sei tu. Commendatore... Faccio stare, dai. No, io voglio poche dire poche chiacchiere, 60.000 per cominciare, va bene? Oh, però te ne trattengo 5.000 al mese, che in 2 anni con gli interessi ammortizzano quelle 100.000 che ti ho anticipato, va bene? Va bene. Allora stasera appuntamento in ufficio per definire. Sì. La ringrazio, commendatore. Voglio dire che non se ne pentirà. Io il balino per le vendite, sa? Io ho delle idee formidabili all'americana. Io ne farò incassare miliardi. Per esempio, sempre che idea, ci mettiamo d'accordo con i fabbricanti di scarpe e diciamo loro di lasciare un chiodino piccolo che sporge, rompe tutte le calze e raddoppiamo le vendite. Calma, calma, giovanotto, io ho capito il tuo guaio. Tu ti devi mettere dei pesi in tasca, caro il monsieur. Sa che questa frase me l'ha già detta la mia ragazza? Ma si vede che lei è una ragazza in gamba. È molto. Anzi, se ho cercato di fare un po' troppo la svelta, è stato solo per lei. Avanti. Ah, oh, me l'immaginavo che eri qua. E lei? Tenga, vale più di 100.000 lire. È proprio una brava attusa, eh? E poi generosa anche. Sì, però io... Ma lo può vendere, può regalarlo a sua moglie. Un milanese che viaggia quando torna a casa c'ha sempre qualche cosa da farsi perdonare. No, non questo. Ne faccia quello che vuole, ma lasci stare Augusto. Vedi, Gianna, adesso qui è stato tutto sistemato. Signorina, permetta che le presenti il mio piazzista per Roma, eh? Può essere fiera di lui, sa? 60.000 per cominciare. Cosa? Lavori? Sì. Lavora. Gianna, lascia che ti spieghi. E io che per la prima volta in vita mia con un riformato e per salvare chi? Un altro riformato? Uno che adesso lavora. Che stupida. Ma mi capisci, no? Senti, Gianna... Non mi toccare, sai. Io credevo che tu fossi come me, come noi, un vero abile, un dritto. Invece mi sono sporcata per niente. Ma sì, lavora, guadagna, che tanto ci sarà sempre qualcuno di noi che ti frega. E anche a lei. Ma chi l'hai quella lì? Non è la mia ragazza. Per me ottobre va bene, per voi? Certo, è proprio il mese dei matrimoni. Sarà una bella soddisfazione per me vedere il mio Carlo finalmente sistemato. Ma dal momento che stiamo per diventare parenti, possiamo pure darci del tu noi, no? E come no, si usa. E già si usa, e non mi azzardavo. Carlo, vieni a sedere vicino alla fidanzata tua, no? Ciao, bellezza. Ciao, grassezza. Oh, che bella riunione familiare. Buongiorno. Marisa, vogliamo andare in un bar a prendere qualcosa? Non in questo locale perché non mi piace. Poi, giovanotto, dico. Cos'è sta roba? Mi sembra un po' troppo... Dico, giovanotto, qui succede casamicciola questa volta, No, no, per favore, mi lasci parlare. Devo prima dire due cose a sua nipote che interessano molto anche lei. Anche a me. Sì, e cioè che il mio stipendio da oggi non è né di 30, né di 40, né di 50, ma di 60.000 lire al mese. Davvero? Sì, don retta chiacchiere, 60.000 lire. Si calmi, prima mi lasci spiegare. Anzi, se vuole ulteriori spiegazioni, gliele posso dare in via Andrea del Pistacchio 43. Io con lei vengo pure in via Andrea del Tacchio, 43. Interno 4. Interno 4? Anzi, se volete venire anche voi due. Che c'entra? Andiamo noi due. Ma che vuol dire? E vuol dire che io e lui, vabbè, con calma, sì, domani o dopodomani, andiamo in via del Pistacchio al 43 per chiarire. Per chiarire. Per chiarire. Simpatico. Andiamo, Marisa. Vai, Marisa, vai. Ciao, zietto. Ciao. Ciao. Zettino. Perché qui mica è chiara la faccenda, sa, signor Clemente? Ragazzacci, che gioventù bruciata. Beh, Matilde, oh, pardon, signora Matilde, bruciata, affumicata, così. Che ti è successo, Augusto? Ho fatto come volevi tu. Ho messo i pesi in tasca. È il primo giorno del lavoro.